53 anni, viene da Trapani anche lui in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Ciao Salvatore. Ciao Alberto. Allora Salvatore, tu sei in cerca dell'anima gemella, sì, della donna ideale. Sì. Da quanto tempo? Da un po'. Da 3 anni e mezzo almeno. Da 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo fa tu stavi con qualcuno? Ero praticamente sposato e quindi mi sono separato. Quindi sei separato? Sì. E quindi però le cose non stanno bene, e se per me, essendo diciamoci che è separato, è uno che ha un lavoro di fare, e lavora a casa e così via di tutto. Tu sei posizionato, il lavoro ce l'hai, sì, fisso. La macchina ce l'hai, una bella macchina, sì, ce l'hai. C'ho una bella macchina. Hai anche la casetta tua. Sì. Per cui non ti manca niente, ti manca solamente quella donna che possa garantirti un futuro. Esattamente, solo questo. Va bene Salvatore, a che genere di donna siamo interessati? Noi parlaci dell'età innanzitutto di questa donna. Tu hai 53 anni, quindi 53. Da che età dovrebbe partire per andare a finire? Non so, io come età diciamoci, ci tengo solo a precisare, diciamoci, partiamo dalle 35 in poi, poi non è che poi fino a 47, 48, facciamo 47, dai 35 ai 50. Ai 50. Anche donne a 50 anni che si mantengono bene. Esattamente. Riguardo l'aspetto fisico, hai qualche preferenza? Una preferenza, diciamoci, non male, diciamoci, se che è possibile essere gradita, viaggio. Quindi deve essere carina. Carina, giustamente. Poi. Preferenza di capelli, non so, occhi, capelli. No, questo no, anche se mi piace il nero, diciamoci, capelli lunghi, non ha botto, nessuno ha bottato. Quello che mi interessa a me è che vada d'accordo con te. Sì, che va d'accordo, mi piacerà, mi deve piacere nell'uno e nell'altro, giustamente così, e praticamente che non dice bugie. Quello che sono che è il cuore ferito è questo. Non ho niente. Cioè, mi stai facendo capire che sì, hai avuto una brutta esperienza, sì, sì. Hai avuto a che fare magari con, sì, donne bugiarde. Sì, sì. Ora, dopo 22 anni, quindi sono. Se c'è bambine non ha nessuna importanza. Quindi se venisse, una donna, sì, anche con anche bambini, separata, con, sì, con figli, tu li accetti, sì, lo stesso. Sì, l'importante è che non sono più di due, giustamente. Certo. Perché io praticamente facevo, diciamo, il bidello alla scuola, dopo 15 anni abbiamo cambiato, però i bambini mi piacciono, anche le strane. A parte che io sono, diciamo, praticavo e pratico, per ora attualmente no. La chiesa, certo. Quindi mi piacerebbe se troverei una compagna. Sei un credente, praticamente. Credi in Dio. Sì, questo è bello. Sei praticante anche? Sì, abbastanza. Perfetto. Va bene, ripeto, parlaci un po' di te. Ma io sono un uomo, diciamo, c'è chi mi conosce lo può dire, soprattutto, certo, un po' di nervosismo c'è quando c'è le bugie, specialmente. Certo. È normale che una persona è così, sì. Però in fondo sei un uomo, sì, buono. Sì, vai d'accordo con la gente, con la gente, a parte che faccio tanti lavori, che poi io ho. Sei un tipo che beve? No, solo fumo un pochettino, giustamente, perché dopo che ho avuto la separazione, dopo 20 anni l'ho presa così. Questo è il mio vizio, e per ora attualmente la sigaretta, che deve andare via quando troverò la donna, ricevente.
sogno nel cassetto? Ma il mio sogno nel cassetto è di trovare la donna giusta più presto possibile, se possibile sistemare, perché io questa vita non voglio più fare. Questa. Va bene Francesco, ascoltami, come passi il tempo dopo che finisci il lavoro? Attualmente no, però ho dei hobby, che io faccio lavoro in legno, restauratore, li costruisco tutte nuove, li dipingo, faccio il muratore, e so fare pure il pittore, perché sì, lo so fare, le facevo, perché quando... Una bella passione, sì, questa. Sì, perché giustamente io quando c'era la famiglia tutta intera mi davo da fare, perciò giustamente eravamo tre figli più, marito e moglie, quindi la vita è un po' come sappiamo tutti, giustamente mi davo da fare e non è stato così. Ti piace ballare? Un pochettino, mi piace, volevo diciamoci frequentare, però la mia signora non aveva... Perché aveva nel momento in cui troverai la tua anima gemella, se sì, alla tua anima gemella va, insomma, ti piacerebbe anche ballare. Non dico ogni sera, diciamoci una volta quando capita, spesso lo possiamo di fare. Di conseguenza la musica ti piace? Sì, tutti i tipi di musica. Che musica ascolti di solito? Alberto, io ascolto tutto, sia l'italiano, rock, basta pop, che è una musica orecchiabile, che sì, ti piace? Orecchiabile. Anche che mi piace purtroppo, diciamo, la musica napoletana, anche se, e quindi questi non mi mancano, però ho tutti i tipi di dischi, diciamo, perché mi piacciono tutte la musica, ed è questa che a me, diciamo, giustamente mi ha sollevato in questi, come si chiama, in questa situazione. Va bene, un'altra cosa, questa donna la dovremmo cercare nelle zone di Trapani o va bene in tutta la provincia? Possiamo fare pure in tutta la provincia, perché la donna sappia giustamente che io ho un lavoro qui a Trapani, certo. Quindi dovrebbe essere lei teoricamente a spostarsi e a venire a stare con esattamente te. Poi se sono nelle frazioni l'accetto ugualmente o fuori frazione, quello che è. Telespettatrici, state conoscendo Francesco, 53 anni di Trapani, che è in cerca della sua donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi sto parlando con donne che partono dai 35 e arrivino massimo ai 50 anni, che lo volessero conoscere personalmente e contattarlo soprattutto, non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione. Quello che state vedendo è il numero di Francesco, vi metterete in contatto con lui e naturalmente si spera che possa scattare la molla dell'amore. Francesco, in questo momento ci sono le tue corteggiatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Non so, telefonate e vediamo cosa possiamo, soprattutto riusciamoci di parlare in persona e cose più varie, perché io cerco, come sapete già, diciamoci, una ragazza o donna, quella che soprattutto che non è bugiarda. A più presto, ciao, un bacione. Perfetto, per cui avete capito, amiche telespettatrici, le sue intenzioni sono esclusivamente serie. Questo è tutto, per i cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Salvatore. Ciao ciao.